Grazie. Passiamo allo svolgimento dell'interrogazione 504624 Occhio Nero, condizioni dell'affidamento in concessione di un'area all'interno della riserva naturale Monte di Mezzo. Invito l'onorevole Occhio Nero ad illustrare l'interrogazione ricordandole che ha un minuto a disposizione. Grazie Presidente, Sottosegretario, voglio parlare della riserva naturale Monte di Mezzo, che è una riserva di importanza strategica che nasce nel comune di Vasto Girardi e che si sviluppa per 300 ettari di terreno, occupando 7 comuni, tra cui uno in particolare è stato interessato poiché l'area picnic presente su questa riserva naturale, che è inserita anche nel programma internazionale MEN Biosphere, tanto per sottolinearle la valenza e la strategicità, è stata data in concessione ad un privato per 6 anni. In realtà sin da subito ci sono state segnalazioni sui servizi scadenti e sulle tariffe esose. Il sindaco di San Pietro Avellana, il comune occupato da questa riserva, vorrebbe delle risposte in merito alle determinazioni che hanno portato alla concessione a privati solo dell'area di picnic e soprattutto rassicurazioni in merito alla possibilità di osservare nei percorsi indicati nell'area della riserva naturale di salvaguardia per le misure anti-Covid e soprattutto trattandosi di uno dei percorsi per disabili più importanti della nostra zona, ci si chiede e si vogliono risposte rassicuranti in merito se i percorsi previsti garantiscono le misure inclusive e i posti a sedere per tutti i disabili che vogliano essere ospiti di questa riserva naturale. Le domande del sindaco sono rimaste in evase e chiedo al ministro di darci le risposte che ci preoccupano. Grazie, sottosegretario Morassut. La risposta ad uno specifico rapporto del raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Isernia, secondo il quale l'area picnic della riserva naturale orientata e della biodiversità di Monte di Mezzo, ricadente in agro del comune di Vasto Girardi, è stata oggetto, come stessa propone l'interrogazione, di procedura aperta di affidamento in concessione, tempestivamente notificata con richiesta di pubblicazione del bando a tutti i sindaci del consorzio Assomab, compreso il comune di San Pietro Avellana. Al bando hanno partecipato soltanto 2 ditte, l'area è stata aggiudicata alla ditta Caviter SRL. Dell'aggiudicazione sono stati informati, una volta definita la procedura, con autorizzazione a contrarre del superiore comando tutti i comuni dell'Assomab. La concessione temporanea dell'area picnic è stata prevista, condivisa e autorizzata dal Superiore Raggruppamento Biodiversità di Roma per garantire un modello gestionale più rispondente alle esigenze di tutela di un'area protetta che assicuri anche una fruizione sostenibile alla collettività. Tale organizzazione consente poi al reparto biodiversità di non distrarre eccessivamente il personale OTI dai propri compiti contrattuali che riguardano la messa in sicurezza dell'intera riserva naturale, il controllo quotidiano dei sentieri e dei recinti faunistici, l'alimentazione degli animali, l'assistenza in occasione delle visite guidate ed escursionistiche naturalistiche, la manutenzione continua delle staccionate, l'ausilio per l'applicazione dei protocolli anti-Covid-19 e molte altre incombenze. La gestione fatta con criteri imprenditoriali è stata quindi ritenuta idonea ad assicurare un più corretto uso dell'area picnic anche per scopi ricreativi non consentiti dal decreto istitutivo della riserva, se non previa autorizzazione dell'ente gestore o ricorrano i presupposti di legge. Lo stesso reparto ha segnalato che presso il centro visitatori della riserva sono presenti altri servizi igienici liberi, disponibili per tutti gli amanti della natura che raggiungono la foresta per visitare il museo della flora, della fauna, i recinti faunistici, le voliere con uccelli rapaci, ovvero per consentire la foresta percorrendo, per conoscere la foresta percorrendo i sentieri naturalistici. Ha evidenziato peraltro il rapporto che la riserva naturale orientale di Colle Melluccio non è interessata ad alcuna forma di concessione dell'area picnic, poiché al momento non si è ravvisata alcuna necessità in tal senso. Sempre secondo quanto riferito dal reparto biodiversità, l'area picnic di Monte di Mezzo viene gestita dall'aggiudicatario nel rispetto delle limitazioni imposte nel contratto di concessione e di tutte le prescrizioni che gravano su tale area protetta. I tavoli e i barbecue opportunamente numerati dal concessionario vengono assegnati a pagamento anche tramite prenotazione, i bagni sono disponibili previo pagamento di una modesta quota, ad esclusione del bagno per disabili che resta gratuito, i rifiuti vengono raccolti a cura degli ospiti e comunque con garanzia di pulizia da parte del concessionario. Per quanto attiene l'accesso alle riserve, il reparto evidenzia che questo avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni anti-Covid-19 e di non seguire a protocolli di sicurezza adottati per i parchi, le aree protette e i musei, opportunamente pubblicizzati mediante collocazione all'interno delle stesse tabelle descrittive e prescrittive circa le misure di prevenzione del contagio, con la predisposizione di punti informativi all'ingresso di ogni riserva e l'adozione del registro visitatori. Ulteriori informazioni vengono fornite via telefono o via mail
e per le visite guidate vengono consegnate, oltre al modello di richiesta di autorizzazione, gli allegati riportanti tutte le prescrizioni da rispettare. L'intera riserva è quotidianamente presieduta dal personale OTI e dai militari del nucleo tutela biodiversità di Monte di Mezzo. Invito l'onorevole Occhionero a replicare per non più di 2 minuti. Sì, grazie sottosegretario. Mi conforta quanto da lei dettagliatamente descritto, anche perché sul sito della stazione appaltante in realtà non risultava nulla di tutto questo, per cui l'interesse chiaramente dei vari sindaci e della regione in generale per garantire una fruizione corretta e anche, come dire, una valorizzazione del territorio e della biodiversità raccolta in questa riserva naturale potesse poi davvero essere, come dire, fruita nel migliore dei modi. Il pagamento di tariffe ridotte, lei ha detto, ecco, non è stato ancora ben chiarito, perché ribadisco, ad oggi risulta al sindaco di San Pietro Avellana che le notizie non sono ancora, diciamo, ufficiali o comunque note, quindi mi riservo, ecco, di avere questa sua relazione. In ogni caso, l'interesse collettivo è quello di garantire innanzitutto la sicurezza all'interno della riserva naturale, e mi conforta quanto da lei rappresentato e descritto, e soprattutto che anche il percorso disabili sia ben funzionante, inclusivo e, come dire, pronto ad una fruizione di tutti i visitatori in condizioni di disabilità che vogliano venire a trovarci e a prendere parte alla bellezza naturale della nostra regione. Quindi la ringrazio per la sua descrizione, per la sua dettagliata risposta, e auguro buon lavoro. Grazie, passiamo allo svolgimento dell'interrogazione 504625 Lucchini, blocco nella...